Il Materica vince, ma il rigore che consegna i tre punti ai biancorossi decisamente non convince. Eppure, tanto basta la formazione di Aldo Clementi per portarsi a casa un successo che consente di sperare ancora nella clamorosa rimonta sulla San Benedettese. I marchigiani qualche problema di formazione ce l'hanno, Borgese e Giovannini sono out per squalifica, Pesaresi non ce la fa e si accomoda in panchina. Sul fronte bianco-azzurro invece Epifani sceglie Moretti invece di Chiacchiarelli e i padroni di casa la gara l'approcciano anche bene. Mozzoni dopo due giri di lancette crossa invece di andare al tiro da posizione defilata, mentre il centrale la conclusione non potentissima di Massetti a ridosso del quarto d'ora. Ma Vittorio Esposito, anche se schierato come falso 9, fa paura lo stesso, come al 17esimo, quando fa tutto da solo, si sistema il pallone sul destro e il tiro che ne viene fuori lascia immobile Calore, ma manca il bersaglio grosso davvero di nulla. Il San Nicolò prova a fare male e dall'out sinistro ci riesce bene. Mozzoni al 20esimo costringe Nobile la chiusura sul suo diagonale insidioso, ma senza l'angolo giusto per far male abbastanza. Merlonghi a sinistra gioca parecchi palloni, ma la precisione fa un po' difetto, almeno nella prima frazione. E così, senza particolari sussulti, si arriva alla mezz'ora, quando il contatto molto dubbio tra Francesco Esposito e Rapino, che sembra tutto meno che falloso, a Moro di Schio pare proprio meritevole del calcio di rigore. Giallo per Rapino e Vittorio Esposito, dagli 11 metri, batte Calore con uno scavetto irriverente e imparabile. La reazione prima dell'intervallo della squadra di casa sortisce solo un destro centrale di Donatangelo, controllato senza problemi da Nobile. Nella ripresa, almeno all'inizio, il cliché non cambia e San Nicolò prova a premere, Vittorio Esposito dall'altra parte fa pentole e coperchi, come al 56esimo quando batte in velocità Brighi e conclude con Calore che si salva con i piedi. I problemi la squadra di Epifani li crea quando attacca dalle fasce. Al quarto d'ora il traversone di Massetti trova la girata di testa di Moretti, che però non trova di poco lo specchio della porta. Il tecnico di casa mette mano alla panchina a metà tempo. Fuori Massetti e Moretti, dentro Parker e Chiacchiarelli. Ma le cose non migliorano, se non per un possesso palla accentuato, ma che non trova sbocchi. L'ultima mossa è Casolla per Bucchi e la sensazione che probabilmente qualcosa sia mancato nel San Nicolò si fa ancor più evidente quando proprio Chiacchiarelli inizia a scodellare in ha ottimi suggerimenti prima di andare, minuto 79, al tiro centrale. Esposito continua a fare tutto da solo, come l'82esimo quando taglia da destra a sinistra la difesa biancazzurra prima di trovarsi la strada sbarrata ancora da Calore. Casolla, minuto 86, cincischia troppo e perde il momento buono per battere a rete, chiusa la sua conclusione. Finale senza emozioni, l'unico lo regala ancora Vittorio Esposito, stavolta in negativo. Nel giro di due minuti infatti rimedia due gialli evitabili e prende il rosso e conferma quanto questo talento sia ancora un enigma irrisolto. Per il San Nicolò invece arriva il primo stop del 2016.